Buon samurai a tutti! Eccoci qua, ben ritrovati dopo la pausa estiva a Come la luna nel pozzo. Amici, come la luna nel pozzo, l'occhio la vede ma la mano non la afferra. Caro Presidente? Vabbè, ben trovati a tutti. Speriamo che questa sia un inizio di trasmissione che sia proficuo e che coinvolga tutti quanti i presenti in una attività che finalmente ci verrà consentita di fare, che sia proficua sia in risultati sia in numero di iscritti. Sicuramente sarà fruttifera, come no, vero Presidente? Assolutamente, finalmente siamo tornati dopo quanti mesi, 2 mesi di vacanza dallo schermo, perché abbiamo sempre lavorato per voi, finalmente ci rivediamo, quindi una piccola presentazione della stagione a venire e poi da giovedì si parte con la puntata zero. La puntata meno uno, abbiamo detto. Meno uno oggi. Meno uno è oggi. Giovedì sarà la puntata zero. Maurizio, ci risiamo. Bene. Siamo in barca qua. Ci risiamo. We are back. Nella palestra. To school. Esatto, è vero. To school. Speriamo di vedervi tutti sul tatami al più presto, con nuova energia, nuova volontà, nuova voglia di fare. E come diceva il Presidente, iscrivetevi. Perché è importante anche iscriversi alle federazioni, giusto Presidente? È una cosa nuova. Potremmo dire che è nuova, perché fondamentalmente dopo 2 anni di chiusura non mi sentirei dire che è una cosa normale. Tornare ad iscriversi in palestra diventa un atto di coraggio e di civiltà. Coraggio e portafogli. E portafogli. Coraggio e portafogli. Il mercoledì noi riapriamo, ragazzi, siamo qui nel dojo della palestra Bushido. E mercoledì si riapre, quindi alle ore 18:30 ci sarà già la segretaria, chiaramente cominceremo con visionare Green Pass, tutto come sempre ormai possiamo dire, quindi, sperando che sia l'ultima stagione così. Quindi la coda fuori. La coda fuori, certamente, quindi venite scaglionati, con calma, noi dalle 18:30 saremo qui e riproponiamo le nostre trasmissioni, i nostri corsi. Ricordiamo che cosa? Che venerdì prossimo ci sarà, lo sai tu, venerdì 10 ci sarà l'Open Night. Cioè cos'è questo Open Night? Palestra aperta per tutti quelli che vogliono provare qualsiasi disciplina presente alla Bushido Palestre. E perché no, alla fine di questa kermesse, di questa festa, si festeggia un bel aperitivo tutti insieme. Ci sta. Ma oggi siamo qui per parlare della nuova trasmissione. Chi vuole raccontare cosa succederà? Voglia di dirci cosa qualcosa? Cosa succederà? Allora sì. Diciamo che la numero zero succederà che parleremo delle Olimpiadi. Cosa starà? È doveroso. Vedremo di dare fiato alle trombe parlando delle medaglie del taekwondo oro. Prima medaglia che abbiamo ottenuto è stata proprio questa. L'Aquila, che è rimasta per 3 giorni la sola medaglia d'oro, tra l'altro, non dimentichiamo questo particolare. Le 2 medaglie del judo, Presidente. Sì, la medaglia della lotta all'estremo della sopravvivenza, la sofferenza, lotta continua proprio. Sì. Lotta continua. È stata una lotta. Sì, esattamente. E infine, le 2 medaglie del karate. Che si è presentato per la prima volta. E fino al 1932 dovrà godersi di questa medaglia d'oro. Beh, diciamo che se le gode bene, perché una medaglia d'oro e una di bronzo non sono un bel bottino. Dovrà aspettare un po', però avrà tempo di meditare su questo. A proposito, dato che parliamo di federazioni, iscrizioni, eccetera, ci vuole raccontare, Presidente, un pochino com'è l'operazione settore Jiu-Jitsu che ci sta tutti a cuore? Beh, intanto vi dico che come settore Jiu-Jitsu la nostra attività riprenderà sulla materassina all'inizio di ottobre con il campionato europeo di Nevada. Proseguirà il 23 ottobre e il 24 ottobre a Riccione con lo stage nazionale e la gara al trofeo delle regioni. Finirà per quest'anno con il campionato italiano assoluto che si terrà l'11 e il 12 dicembre a Ostia, al Palapellicone. Quindi la nostra, diciamo, situazione epidemiologica permettendo, ripartirà come tutti gli anni abbiamo fatto. Quindi, tanta roba, Presidente, tanta roba, però un po' d'apprensione perché... la situazione ci fa un attimo avere un po' di prudenza, però questo è nei nostri intendimenti, sono le cose che sono già state
organizzate e modulate, schedulate per quest'anno. L'anno prossimo arricchiremo questi incontri con altre attività, che poi ne parleremo più avanti, certo, quando ci incontreremo. Avremo modo di averla ospite ancora, vero? Poi, certamente. E quello che poi porteremo avanti ancora, sia quest'anno che poi l'anno prossimo, è il progetto di cui abbiamo parlato tante volte, quindi l'incremento delle iscrizioni nel Jiu Jitsu Filcam e la consolidamento, a questo punto io chiamerei consolidamento, della casa del Jiu Jitsu, che è il nostro obiettivo, che è quello che noi vogliamo fare. E che oggi, di cui oggi abbiamo parlato, e quindi abbiamo convenuto che l'entrata in federazione è una attività assolutamente, come posso dire, necessaria per far crescere il settore jiu-jitsu. Ma il settore jiu-jitsu non solo della federazione, il settore jiu-jitsu italiano. Cioè, se noi vogliamo creare una struttura di jiu-jitsu efficiente che faccia sentire la sua voce nella maniera giusta, deve essere una voce unica. Quindi noi creiamo una casa unica, con delle regole condivise, in cui ognuno ha la libertà di praticare il suo stile, di poter fare la sua attività tecnica, così come ha sempre fatto. Quindi nel pieno rispetto delle singolarità tecniche, diamo una casa comune, delle regole comuni e soprattutto una voce comune, che è quella che ci consentirà di poter andare avanti nell'attività e chissà, certamente, probabilmente, io non credo di avere la fortuna di poterlo vedere, ma il jiu-jitsu alle Olimpiadi a vincere un'altra medaglina di quelle che dicevi prima te, ecco, non mi dispiacerebbe proprio grande per niente. Grande obiettivo, grande diciamo, Presidente. Diciamo, non mi dispiacerebbe. Sarebbe un bellissimo sogno. Questo è un sogno, adesso parliamo di sogno. Diciamo, prima parlavamo di realtà, adesso parliamo di... Cerchiamo di stare svegli. Assolutamente, no? Assolutamente. Prima dato, parlavamo dato di realtà. Abbiamo parlato un attimo di iniziative, giusto? Qui siamo in zona bresciana, qui c'è il famoso lago di Iseo, famoso perché è nato Iseo Cappelletti, Franco Cappelletti del judo. Infatti stanno facendo una famosa statua, no, al judo, il Jigoro Kan italiano, Franco Cappelletti decimo dan. Giusto? Ci volete raccontare qualche cosa su quello che è in programma della World Jiu Jitsu per settembre? Come no, rubo subito la parola alla mia presidente Lia Salvetti. 45esima, 46esima convention della World Jiu Jitsu Federation, World Jiu Jitsu Kobun Organization. Sul lago di Iseo ci saranno meravigliosi 3 giorni, venerdì, sabato, domenica e perché no anche lunedì, 24, 25, 26, dove vedremo maestri provenienti da tutto il mondo, Covid permettendo, ma ci stiamo lavorando perché questo possa avvenire, i maestri italiani e tutti i praticanti amanti delle arti marziali. La convention verrà in sinergia con la settimana europea dello sport del professor Gordiani, quindi sarà una grande festa. Presidente, ti ho rubato la parola, ma subito te la ridò. Hai detto tutto, cosa vogliamo dire? Che ci sarà l'opportunità di visitare questa piccola chicca di Brescia, quindi oltre alla città possiamo visitare la Franciacorta, quindi vedremo un attimino queste cantine, questi meravigliosi paesaggi, questi vigneti da Franciacorta, visiteremo il lago, Monte Isola, insomma abbiamo veramente tantissimi progetti, oltre chiaramente la possibilità di lavorare sul tatami. Quindi direi che sicuramente purtroppo saremo un attimino ridotti per il problema del Covid, ma sarà sicuramente un successo. Tu cosa ne pensi, Maurizio? Dico che è una bellissima iniziativa per quanto riguarda la perla del lago di Iseo, ma anche un bellissimo segnale di ripartenza, ripresa per quanto riguarda le attività della World Jiu Jitsu Federation, con nuova energia, nuova voglia di fare che c'è sempre stata nei nostri cuori e nelle nostre menti. Io direi che abbiamo poco tempo, sempre poco tempo abbiamo. Caronte ci dice sempre taglia, stringi, diciamo, ci tocca. Diciamo che Caronte è così. È così, non cambia, anche in questa stagione l'abbiamo così. La sua Presidente, scusami, ma guarda una cosa che a te non piace, ho giocato col telefonino, ma ho pubblicato che il 1° settembre la palestra è aperta. Bravo. Quindi iscrivetevi e venite in palestra. L'ultima cosa che vogliamo comunicare, ci sarà una grandissima novità, quindi per questa nuova stagione 2021-2022 avremo un contenitore unico, quindi di giovedì troveremo dalle 17 alle 18 la voce di Samurai e a seguire come la luna nel pozzo, quindi vicini. Ma ho capito bene,
in TV un solo contenitore di 2 ore? Sì, esatto. E Spartaco, chissà quanto ci vorranno bene. Voi sapete che ho un DNA speciale per farmi dei nemici, quindi già mi preparo che a partire dal giorno 4, dico bene, dal giorno 4, no, mi si fermo gli altri. Però una cosa importante... Giorno 2. Benissimo. Come diceva Vittorio Alfieri, volli sempre volli, fortissimamente volli. Quindi noi ci buttiamo anima e corpo in questa operazione dei prossimi 50 trasmissioni, ma soprattutto la volontà di fare del bene al giudizio nazionale e internazionale. E non solo maestro, E dare spazio, ecco, bravo, a tutte le attività delle varie palestre. Quindi siamo pronti a dare una mano a tutti. Poi volevamo fare aprire un attimino anche le altre, non solo discipline marziali, ma anche un pochino tutto il mondo, ma questo lo scopriremo molto lentamente. Volevamo solo ricordare che ci saranno sempre le interviste, abbiamo le varie rubriche, il Vivi Sportivo, il personaggio, quindi si interscambieranno, aiutatemi, difficile, mi si è arrotata la lingua, tra una e l'altra, quindi non c'è differenza. Ma ci saranno anche novità, del tipo? Oltre ad avere 2 ore avremo una conduttrice nostra cara. Incrociamo le dita, non va bene, se c'è la conduttrice non va bene. Maurizio, cominciamo a dire che abbiamo cercato già la Ferrari, stiamo già cercando le medaglie olimpiche per portarle in TV. Però Presidente, scusami, molto terra a terra, puoi dare il numero di telefono per chi volesse fare sponsorizzare il contenitore? Per quanto cerchiamo sponsor, sempre ricerca di sponsor. E il mio presidente, dà la mail e il numero di telefono per i contatti. Sulla Bushido Palestra, quindi info@palestrabushido.it o lo 030 355 1240 per tutte e due, perché come abbiamo detto sono 2 trasmissioni ma uniche, quindi sarà veramente un'esperienza molto... Abbiamo dei pacchetti molto interessanti per gli sponsor, così tagliati a seconda della puntata. Sentite il presidente. Anche perché... i nostri uomini, tipo il nostro Maurizio, concederà le cene a questi giovani donzelle che decideranno di sposarsi. Non è che Maurizio diventa la conduttrice. Ho avuto anche convenienza, maestro. Il tutù forse non sta bene. Ma dov'è quella presidente con i ricci? Ha mandato questa giovane ha mandato, questa giovane inesperta. Hanno mandato questa giovane acerba. Cosa dite, ragazzi? Abbiamo finito? Vogliamo dire qualcosa? Presentiamo la giovane Acerba, che è un po' un ninja oggi, cercate di intravederla in questa nebbia bresciana della Bushido Palestra. Io direi che è una presenza occulta, certo. Insomma, d'altra parte va presentata con calma. Oggi lo abbiamo così in senso generale, desiderare esattamente oggi, poi partiremo se Caronte è d'accordo. Sì, ricordiamoci che giovedì inizia la trasmissione. Ma dove la vediamo? La vediamo su Well TV, su canale 810 di Sky, e poi abbiamo i 68 sulle ora digitale terrestre, che poi insomma sappiamo tutti cosa succederà da ottobre. E streaming? Il canale sarà sempre 68, poi ci seguite in streaming, su Facebook, sui social. In streaming è www.welltv.eu. Pagina di Bushido Palestre troverete lo streaming in diretta e su welltv.eu. E naturalmente anche su Samurai Channel sarà anche. Quindi 3 pagine Facebook la diretta e lo streaming della TV sulla sua pagina Facebook e della TV. Quindi non hanno più scuse. Come diceva un vecchio adagio, meditate gente, meditate. Quindi anche da maestra, anche dal telefonino, dal tablet, dal PC, ovunque. Ovunque potete seguirci, non solo dalla TV perché c'è il cambio delle frequenze, ma potete seguirci direttamente. Ormai lo smartphone ce l'hanno tutti, quindi semplicità, fruibilità e efficacia. Non esagerare che ce l'hanno tutti. Quasi tutti. Voi due avete il telefonino? No. Ci vediamo giovedì 2 per l'operazione Olimpiadi di Tokyo. Dalle ore 17. Quindi 17:19 in diretta. Siamo lì.
Non mancate, neanche mi metterò a dieta, andrò un po' a correre. Anch'io vengo con te, maestro. Andiamo subito. Poi con Photoshop ci aggiustiamo. Qualcosa, mi raccomando. Ciao a tutti. Ciao, a presto. A presto. Ciao.